Buongiorno, siamo qui a Mafalda, 17 maggio 2015, trofeo città di Mafalda MTB, Coppa Abruzzo e il primo campionato della macroregione che verrà adriatica, Marche, Abruzzo e Molise. Siamo qui a Mafalda, appunto provincia di Campobasso Molise, sono arrivati un centinaio di ciclisti da 7 regioni italiane per cimentarsi su un territorio stupendo che circa un anno fa insieme a Massimo Pezzotto abbiamo visto che si presta ad ospitare i ciclisti della mountain bike. Qui abbiamo il sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, a cui chiediamo come ha vissuto queste preparativi per ospitare tanti ciclisti, ed è una novità, penso, per Mafalda. Sicuramente è una novità, siamo veramente onorati, abbiamo il piacere di ospitare questa bellissima manifestazione. Ringraziamo voi, tutta l'organizzazione, possibilità che ci date è quella di promuovere in particolare il nostro territorio, che con gli scorci, anche il percorso che avete delineato, si ha la possibilità di verificare quanto anche queste nostre zone sono da valorizzare, ma sono interessantissime sotto tutti gli aspetti, insomma. Questo è quello che noi ci tenevamo e pensiamo che con oggi, grazie anche all'affluenza, anche alla partecipazione di tutti questi ciclisti, come dicevate voi, dalle 7 regioni, anche dalla vostra poderosa anche iniziative che fate a livello promozionale, sicuramente avremo la possibilità, insomma, di fare un passo avanti e di mettere un tassello importante per questa manifestazione, per questo paese, ma mi auguro anche per questa regione, per questa macro regione che stiamo immaginando anche. Per cui speriamo che non sia una rondine solo, ma che possiamo anche in seguito poterla promuovere, poterla sempre più incentivare e portarla sempre più a livelli importanti. Questo è quello che speriamo, ma vedo che non sta mancando nulla perché si possa verificare. Noi dell'organizzazione vi ringraziamo, l'autoambulanza, la protezione civile che avete messo a disposizione, diciamo che il comune di Mafalda, poi l'amministrazione comunale è il main sponsor di questa manifestazione, la consigliera, ma tutta l'amministrazione, Barbara Betrella in testa, ho visto che si è data da fare, Valentino, Finamore, dobbiamo ringraziare Toni Cericola e Eugenio Faenze che si stanno cimentando anche loro in questa disciplina, e si augura che anche da queste iniziative nascono anche bikers che si cimentano in questa disciplina, di modo che possiamo visitare anche altri territori molisani, e perché no? E l'augurio, raccolgo l'invito del sindaco, l'anno prossimo bisogna lavorare ancora per migliorare il tracciato e saremo presenti qui. Io ringrazio il sindaco e a dopo, sia per la partenza che per la premiazione. Grazie. Ai mami, te trago en tu nombre, mi amor. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento. L'Albatros marchigiano vince il primo campionato della macroregione adriatica dopo aver vinto i 9 fossi e aver vinto il campionato europeo. Si aggiudica anche il trofeo. Prima discesa stavo troppo vicino alla moto, mi rallentavo un po', frenato, sono caduto, niente di che.
Mi dispiace. Comunque qui a Mafalda hai fatto strage di cuori e grandi complimenti per la tua forza e la tua classe nel condurre la bici. Ma guarda, io innanzitutto ringrazio Eugenio e anche te che mi avete invitato, mi avete ospitato. Per me è un onore essere qui. Ho cercato di fare il mio meglio per onorare questa gara, un percorso molto molto bello, tecnico, segnalato molto bene, vera mountain bike, perché oltre 1400 metri di dislivello, quindi non si scherza, in un chilometraggio che nemmeno era troppo lungo, quindi molta salita per i chilometri, discese molto belle, il tratto dentro il bosco fantastico, divertente da guidare. E niente, io ci ho messo il mio impegno, sono davvero felice e onorato anche per tutte le persone che mi hanno fatto il tifo, i complimenti. Per me e la mia famiglia è un piacere essere qui.